Ragazze! Sì, mi sono sincronizzato. Welcome back! Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. Ed eccoci qua, terzo giorno. Lo sapete come mi sento in questi momenti. Faccio un po' di esagerazione, ok? Ma quando sono dinanzi ad almeno 4, 5 più registrazioni, mi sento elettrizzato, carico come una molla e coinvolto come un bambino. Un bambino grande però, che ha un sacco di cose nella testa e che non smette di farle in qualche modo confrontare le une con le altre dinanzi anche a ciò che posso offrir voi come discussione introduttiva, che ancora non può essere speculativa. Siamo così tanto early, siamo all'inizio di tutto. Ma ho riflettuto sull'episodio notturno. Non so ancora il vostro feedback, ma è ovvio che il mood adesso è diverso e voglio dirvi i risultati a cui sono arrivato. Che ne pensate? E andiamo. Questo non è stato sincronizzatissimo. Non è fuori sync, non preoccupatevi. La prima cosa che voglio dirvi: sono felice. Sono genuinamente felice di come sta crescendo Mira. È un po' ripetitiva per ora nelle armi che utilizza, ma non voglio cadere vittima del mio classico gusto per il quality o equipaggiamenti mediamente veloci. Mi ispira tantissimo la possibilità di continuare l'idea dello sventurato fino alla fine, fino a raggiungere, vicini al New Game Plus, o persino in esso, l'estetica finale della nostra protagonista. Guardate, il fatto è che, ve lo dico con il cuore in mano, nella sincerità più folle, una delle cose che più mi emoziona dinanzi a un'anima della scoperta di un titolo come questo, al di là di quello che può essere per il mio percorso personale, professionale, di community, di condivisione, per la mia passione di poterlo avere come ricordo e starlo vivendo è, vabbè, ok, ci sta. In questo modo, e per la prima volta, è l'idea di darvi una soddisfazione, e anche a voi un ricordo specifico in questo caso, nel come ho costruito il personaggio. Per questo mi piace così tanto anche lo sventurato. Io sono molto contento dei numeri che vedo. Non è male, siamo ancora fragili, deboli, con tante limitazioni, ma quando faremo un livello a fede, ora potremo utilizzare la nostra carissima comunione draconica. E questi draghi, questa non morte, questa eternità, che lascia però talvolta nella grazia i corpi completamente intonsi, è una delle volte di From in cui si è più chiari negli effetti che ha, a differenza del segno oscuro che era molto più complesso da decifrare. Tuttavia, questa mancanza di marcescenza non è universale. E credo che la fauna abbia un legame con l'Elden Ring, diverso da quello degli esseri umani o degli dèi. Vedremo. Quello che posso dirvi è anche che ho riflettuto su quello che sta accadendo qui. Su questa esplorazione. E vorrei parlarne con voi pochissimi minuti. Sappiamo che qui c'è un dungeon. È uno di quelli, credo, non ho controllato i video, io voglio essere completamente blind, ma mi pare che in questa zona nord ci fosse il dungeon nuovo introdotto durante l'evento di Red Bull. Sappiamo anche che qui a sud c'è altro, non credo si parlasse di queste aree, non credo. E io ho deciso di essere al 100% me stesso. Di non pensare all'economia della run, di non pensare all'equilibrio del contenuto. Mi viene difficile dirlo, ma questo è il sequel dell'anima della scoperta. Nell'anima della scoperta ho voluto mostrare me stesso al 100%. L'ho sempre fatto nelle anime, quelle della sempre della scoperta, non volevo ripetermi. Ma man mano che si va avanti c'è sempre il desiderio di offrirvi qualcosa di interessante e di equilibrato, di solido, di concreto. E quindi il mio desiderio, la mia curiosità
di vedere l'hub di gioco, la tavola rotonda, qualunque cosa sia, chiunque ci sia, e qualunque cosa possa sbloccare per le quest, magari permettendomi poi di proseguirle, a differenza di quello che sarebbe ignorare questo percorso principale e finire invece per arrivarci dopo molto tempo, magari rompendo queste ultime, è normale sia un pensiero cruciale, da creator, no? Siete qui, mi state osservando, non sono da solo, ma in realtà voglio che voi mi vediate da solo, nel mentre io sono consapevole che sto parlando a qualcuno. Che è la cosa più bella, no? C'è un divano intorno a me. E nel mentre spero vi sia piaciuta l'idea di rimpicciolire leggermente la facecam, io vorrei dirvi anche che dal prossimo episodio voglio accendere il mio background. Un bel colore dorato. Facciamo evolvere un po' l'estetica. Ecco, arrivo al punto. Voglio essere me stesso. Io sono estremamente curioso. Estremamente. Ma viceversa, non voglio entrare in questo posto. Non voglio entrare nel Legacy prima di aver esplorato l'area. Perdonatemi. E quindi giochiamo come se fossi davvero da solo, ma con una compagnia unica, ok? Questa è la decisione notturna che mi ha portato oggi qui. Detto ciò. Ah, no. Detto ciò, ci siamo guadagnati qualcosa. Ampolle. Incrementa la carica? Sì. Un seme d'oro? Uno? Usare due semi d'oro. Quindi era nel CNT? Era nel CNT che ho letto due. Aumenta, cioè diminishing returns. Ok. Quindi ora, ora siamo veramente niente male, eh? Niente male. Ok, siete pronti? Dopo tantissimo tempo, finalmente ascoltiamo un dialogo mai visto prima. Capanna di Colle Tempesta. Posso osservarti, Valeria? Si tiene le mani. O è ferita, o più plausibilmente è intimorita e spaventata, sola e infreddolita. Ah, a proposito, ho riflettuto anche su questo. Mi dispiace terribilmente che quando verrò colpito le urla di dolore di Mira saranno estremamente fastidiose. Però io ho percepito un brutto mix con la musica quando parlavamo la scorsa volta. Quindi facciamo così. Che ne pensate? Dialoghi belli forti. Io spero che dialoghi escluda la voce del danno. Però non lo so. Non lo so veramente. Ok. La musica è troppo importante. Everyone's been grafted. Everyone who came with me. They crossed the sea for me. They fought for me. Only to have their arms taken. Their legs taken. Even their heads taken. Taken and stuck to the spider. Did you know? If you're grafted by the spider, you become a chrysalid. It's quite a lark when you think about it. You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle, enticed by the one in the white mask, I suppose. Oh, you've come to be one with the spider? Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off, or legs, or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Oh, I know. Can you take this little one along with you? The poor thing deserves someone braver than myself. And
The spirits look rather fondly upon you. It'll be glad of your company, I think, the little un. It was a pleasure to see you. Oh, can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle, tell them I love them. And that, despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know? It was a pleasure to see you. Oh, tell them for... Mi innamorerò di questi personaggi. La narrazione di Elden Ring è veramente, estremamente cruda. Lei vuole essere macellata per unirsi a Godric, che viene chiamato il Ragno. Godric, che nel trailer si faceva chiamare The Golden. Quando Godwin ha questo nome, Godric vuole sentirsi qualcuno dell'Ordine Aureo, probabilmente, di più importante. Lui vuole essere il Dorato, ma in realtà è l'innestato. E si innesta probabilmente proprio per questo. Per accumulare grazia. Questo personaggio è macabro e stupendo. Al di là di battute su fetish vari, nel senso che non faccio king's shaming alla nostra lady, ma Miyazaki dovrebbe parlarci di più di se stesso. In realtà scherzo, perché per quanto lui abbia discusso di essere un masochista, davvero, io trovo incredibile avere questi racconti. Mi sono appena re-innamorato di Elden Ring. Ma ora, vorrei fare una cosa con voi. Non tornerò indietro subito. Voglio prima andare... alla torre. Oh! Abbiamo i nostri amici. Mi siete mancati. Non parlavo ai lupi. Allora, la domanda è: cosa si trova qui? Abbiamo la torre. Facciamo il giro. Guardiamo cosa c'è dentro. E poi muoviamoci verso la prigione. Quella prigione dovrebbe avere uno dei cavalieri di Ordovis. E quello sarebbe uno dei boss che ho sconfitto nel CNT... no, non è vero. Nella demo di 6 ore. A Perry Spam. Anche se Spam è il termine sbagliato, perché a prenderlo è stato molto, molto doloroso. Ed è un'expertise che ho perso, purtroppo, ormai. Non è come aver combattuto lo spirito ancestrale. Perché quello mi ha ricordato esattamente il motivo per il quale adoro fare multiple run e diventare sempre più competente. È molto speciale sapere che ora potrei di nuovo combattere semi no damage quella creatura. Con lui no, è diverso. Perché avevo concentrazione su molti altri dettagli e sì, lo sconfissi, ma non era il momento di farlo. Non era. E poi lì sì che avevo farmato. Ah, no, no. Non ho fatto in tempo. Ho sempre la speranza che anche quelli colorati possano nascondere un'abilità particolare. Wow, wow. Sei sempre stato qui? Ok, tocca a me.
piacerebbe molto droppare i loro equipaggiamenti. Vorrei sapere chi sono. Non credo mi sia sfuggito. Probabilmente sono soltanto un gruppo di guerrieri o mercenari neutrali, eh? Come sempre mi muovo un po' più in fretta, perché conosco il luogo, ma allo stesso tempo non pensiate io abbia dimenticato la mia... La chiamerei promessa, ma in realtà il mio avviso di lentezza e morbosi. Non credo che troveremo quello scudo incredibile qui, sapete? Ok. Mi dispiace. Ci credete che non ho ancora un brocchiere? Dardo del bassano. Anche gli scrigni trappola hanno luce. Talismano della freccia implacabile. Un tesoro adeguato a questi guerrieri che devono proteggere il forte. Aumenta la gittata effettiva degli archi. Assolutamente. E si può vedere, non credo. Era effettivo, cioè era lecito pensare che non l'avremmo visto. Devo accontentarmi? Sì, per ora sì. Ok. Ora, queste creature, chiamiamole creature, sono artefatti. Non sono entità naturali, è impossibile definirle tali, salvo un colpo di scena molto importante. È vero che hanno un occhio, persino che va inumidito, tra l'altro. Ma sono costrutti, hanno uno scopo e sanno difendersi tra le altre cose. Utilizza il potere delle stelle. La gravità. Avete visto? È incredibile la quantità di moveset che gli hanno dato, perché ne parlo così perché so che ne ha anche altri. La domanda è... Oh! 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 Interessante! Molto interessante questa cosa. Comunque, la domanda è... Se li elimino tutti, ha un effetto sulla prigione, sulla boss fight? Galera eterna di Colle Tempesta. Ascoltatemi bene. C'era un cavaliere nella città eterna. D'accordo, questo è evidente, l'abbiamo trovato con i nostri occhi. Chiamarla prigione eterna è soltanto un modo per definirne la sua infinità temporale, quindi il fatto che l'entità all'interno, che sia immortale o meno, ci rimarrà sigillata per sempre? O vuole avere un richiamo al fatto che è legata alle città eterne? D'altronde lì il potere arcano del cielo era molto, molto visibile. A questo punto tutto sembra essere coincidente con la build che giocai. Questo significa che qui troveremo uno scontro molto poco permissivo. E non potrò perriarlo. Il luogo è lo stesso. Ma il cielo scompare. Mi ricorda molto l'idea della prigione di Breach, del manga.
Ma non è la stessa cosa. Cavaliere del crogiolo. Lo scudo alzato non ha fatto nulla. Mi ha preso di lato. Pensavo di essermi allontanato abbastanza. Avete visto che mostro? Potrei comprare una Parrying Dagger. Che ne pensate? Che ne... È fattibile, vero? Sapete che... A me la cosa... trasmette... Bisogna giocarlo... in maniera piuttosto... e poi la fase 2... lasciamo perdere. Bisogna giocarlo piuttosto safe, ma... non voglio mollare subito. Andiamo. Andiamo. Ho sbagliato, eh? Pensavo di essere... Beh, conoscete questa tecnica, no? Il non schivare, usa lo spacing per curarti, tanto ormai sei abbastanza lontano che l'animazione ti sfiorerà appena senza colpirti. Ma quello spadone ha un grande range. Non credo che la porteremo a casa. Ma non credo nemmeno che la molleremo presto. Un'arma pesante in questo caso è più efficace di una veloce. Secondo me. Perché quando colpiamo gli facciamo un danno considerevole. Non voglio sfruttare solo il pestone per colpirlo. Ah, era una finestra quella. Questo non lo ricordavo. Giocarlo safe non basterà. Non voglio fare il me stesso sbagliato. Non voglio impuntarmi. È bellissimo poterlo fare, ma c'è così tanto da vedere che è più affascinante la possibilità di scoprire l'interregno che non di... Cavolo, i segnalini serviranno bene a qualcosa, no? So che siete probabilmente in tanti a dirmelo. E soprattutto, sapete una cosa a cui ho pensato? La gioia di poter andare verso una boss fight e dire ok, ora ho abbastanza MP per evocare quella summon. Sono abilità. Devo togliermi dalla testa, almeno per ora. Poi nelle challenger andremo. Non vi sto mandando a cagare, scusate. Ma... cioè, è bello sfruttare gli strumenti GDR di questo titolo, accidenti. Ma qui non si può. Quindi... No, 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 no! La cuffia! Speravo... pensavo di avere un secondo in più! Ok, c'è un problema con le armi pesanti. Il tempo di recupero. Il tempo di recupero. Vi spiego.
combattere questo avversario con questo setup si fa bene o male in questo modo, perlomeno per gli strumenti a cui ho a disposizione adesso. Un colpo, e prima, o comunque a malapena, durante l'arrivo del colpo successivo, schivi e ti allontani, e poi rientri nella prossima finestra. Ma il roll si deve attivare alla fine del recupero dell'animazione del tuo colpo. Se le armi presenti l'hanno ovviamente più lento di un fendente o di una... di un affondo, hai bisogno di molto più tempo. No, ok. La vedo dura, ma... un backstab. Vediamo un po' se riesco a fare il... vediamo se riesco a fare il Souls... Non so se è backstabbabile. Non ci ho mai provato in quello scontro. Ma... ma... voglio essere sereno della mia decisione di mettere un segnalino col teschio qui. Scusate, eh. Posso? Dai! Disonesto col tracking all'inizio, anti-furberia! Sembra piuttosto abile ad impedire che accada. Mi sa di no. Mi sa che... ci fa la pernacchia. Ah, devo... questa è una delle prime cose che si possono imparare. Io ora avevo tutta la concentrazione sul backstab e sono stato sciocco perché ormai è appresa. Quando vedi che sta per dare il pestone dopo un colpo, non fare panic roll. Anzi, è bello in questo Elden Ring perché risolve uno dei problemi più solidi e seri di Dark Souls 3. Il panic roll. Il fatto che molti boss ti permettevano e ti portavano attraverso il loro moveset a... rollare intorno finché non finiva la stamina, ed era una cosa molto brutta da fare o da vedere. Qui invece è tutto molto più ritmato. Ma... ma... no, mannaggia. Il range è veramente molto... ah, devo saltare. Potrei saltare. No, saltare mi fa perdere la finestra. Maledizione. Ma sapete che... è fattibile secondo me. Eccaci. Non l'avevo vista. No! Non l'avevo vista la coda. Scusate il rumore, non l'avevo vista la coda. Non me l'aveva fatto nelle 6 ore. La coda. La coda. Se avessi un catalizzatore potrei provare ad avvelenarlo.
Sapete che... Mi sa che questo lo portiamo a casa. Mi sa che non riesco a resistere. Anche se non riusciamo a fare... Ah, potrei fare l'attacco R2! L'attacco in corsa R2! Ok, questa ve la posso accelerare. Questa lo faccio. Avete capito dove voglio andare a parare? Avete capito la mia strategia? Avete visto la mia faccia? I got him! Lo tengo, ragazzi. Dai! Cosa aveva quello del mio... I Perry lo avevano incastrato. Avete visto che ha fatto? Speravo di stordirlo. Con tre attacchi in salto ero riuscito a farcela. E vedete che la mia scelta è stata di concentrarmi qui per un motivo. Ho pensato, non voglio venire qua con un ombrocchiere. Voglio vedere cosa riesco a fare, che cosa da offrire. Lo avevo evidentemente... non era la 1.02 comunque quello. Ma quell'attacco... Devo togliermi la lacrima cinerea, ma... Cerulea, scusate. Vado. Si difende dalle finestre che aveva un tempo. Esattamente,
si difende dalle finestre che avevano aperto. Ah, è come se... Adoro. Ma è come una reazione a quando... È una difesa assoluta. È come se dovessi trovare un'altra finestra. O forse... No, non è esattamente questo. Non è la stessa cosa. Non riguarda il fare una schivata in più. Devo usare lo scudo. No. Stavolta ce l'ho fatta però, eh. Dopo tutti gli attacchi R2 che ho fatto in questo scontro, nella mia testa era arrivata la scena in cui lo stordivo e lo finivo esultando. Ma forse la stabilità non rimane permanentemente danneggiata. Ma sapete cosa? Avete visto? Ho messo determinazione al martello e ho messo la sesta fiaschetta. Sto cercando di, adesso che sto accelerando, combatterlo senza fare i ten run, senza target, ovviamente. Adoro, adoro. È nostro. Questa cosa delle code... Devo averlo incastrato. Durante... non era la 1.02, eh. Vado. Ho imparato una cosa in più. È incredibile la... Quanto cambia i risultati avere, per esempio, un'abilità come determinazione. Perché... Il danno aggiuntivo che fa fare a ogni attacco rende la seconda fase più strategica, o meglio, più efficace, no? R2! Ah. Però R2 è rischi, perché quella prima fase per me è sempre no damage adesso. Ho provato a fare un R2 e... Nope. Qui forse sì, però. Sì, qui sì. Ma negli altri no. E nella fase 2 non lo fa, quindi. No, l'R2 no, no, no. Ma ci sta, ma ci sta. Uno studia, testa e poi decide. A dopo, ragazzi. Scusate. Posso permettermi, no, di essere spazientito? Questa è la finestra perfetta. Se la fisciassi all'infinito avrei vinto. Ma non esiste. Non esiste. Ce la giochiamo come è giusto che sia. Fatta bene. Oh, è stata presa, eh?
Questa ti ha preso male. Un R2 caricato. Un R2 non caricato. No, quello era un roll importantissimo da prendere bene. Davido. Sappiamo che reagisce agli attacchi ormai. È vero che hai molte fiaschette, ma non l'hai in pugno. Cazzo. Sta carica la perderemo? Sì, ma... l'ho scambiata con una cura. Oh, ti prego non fare la coda. Ok. Per fortuna. Forse non è casuale allora. Sì, è il recupero dell'arma. Ma io ho fatto no damage fino ad ora. Quindi mi permetto di fare il dispettoso. No, non lo farò. No! Accidenti. Questa è stata brutta. Non devo prendere quel danno. Ok. Siamo io e te adesso. Vuoi giocare? Giochiamo! Sì! Sì! Ha! Quello che droppava poteva farlo anche lui. Crea una coda flessibile per sferzare l'aria davanti all'esecutore. Quanto tempo era? Quanto tempo era che non facevo sì così? Genuinamente. Non lo lessi, non lo lessi. Uno degli antichi incantesimi dell'albero madre crea una coda flessibile per scaraventare via i nemici davanti all'esecutore. Aumenta di potenza se caricato. È una manifestazione delle energie primigenie dell'albero madre. Niente male la localizzazione, perlomeno per quanto riguarda la cura per i termini. Poi chissà dal giapponese, però vediamo. Retaggio del crogiolo primordiale in cui era fuso ogni aspetto vitale. Quando ho droppato questo nella demo, ho pensato allo scudo. Non alle ali. Perché non avendo usato la coda contro di me, presumevo che fosse una ricerca anche dell'estetica delle armature di quello che era l'ordine antico. Ma questo significa che loro possono richiamare quelle energie. Sorprendentemente poche rune, non trovate? Vinta. Ok. L'episodio continua. Ok. Esploriamo. ...27 fede, eh? Sapete che Mira, come personaggio, stravederebbe per una cosa del genere? Ma di brutto. Molto più delle magie. Certo, l'esplosione è perfetta per i gruppi. Quella cosa è top, ma allo stesso tempo... non si può avere tutto. E questi sono i giganti, che probabilmente sono caduti dal cielo anche loro. Cioè, loro sono caduti insieme al regno, insieme a... insieme ai templi. Che paura, non pensavo che fosse lui. E infatti sono danneggiati.
senza cure e abilissimo. Armi pesante. Quello che hanno dentro è il fuoco che li alimenta. Sono caduti dal cielo e sono aggressivi. Uno di loro protegge l'entrata di Castlemorn, scusate. Quello che potrebbe significare è che sono riutilizzabili. Hanno la possibilità di essere controllati e di dar loro un ordine. E questo è quello che mi sovviene d'impulso. Quello me lo ricordo. Andiamo a vedere. Che meraviglia. Sono. Allora, qui sotto ci siamo stati e dove si trova? Perfetto. Qui sopra noi invece, vero? No, che non ci siamo stati, esatto. Tutta quest'area è dove dobbiamo ancora cercare qualcosa. È dove feci, per darvi un contesto di questa esplorazione, è dove feci la foto con le meduse nell'anteprima originale. Questa non c'era. Scheggi di luce stellare. Perché questo è uno strumento di misurazione celeste. Palese. Una sorta di meridiana. Effimero frammento che emana un pallido bagliore blu. È tutto ciò che resta di un fugace lampo di luce stellare. Ripristina gradualmente i PA. Ingrediente pregiato che veniva usato nella città eterna per gli infusi tossici. Tossici? Quindi, ricapitoliamo. Nokron è la città eterna, non una città eterna. Questo è importante. La città eterna. E noi l'abbiamo trovata a partire da un pozzo. A partire da un pozzo, ci credete? Sapete l'emozione che proverò dopo... Cioè, vi rendete conto che fino ad ora... Non abbiamo fatto nessun dungeon nuovo? Escludendo le cose giganti post-patches. E la breve comparsata in Eolia. Come si chiamava quel luogo? Quella palude marcescente, ma... Cioè, avete idea di quanto... Sicuramente sì, che ce l'avete. Cioè, l'emozione che aspetto di provare quando finalmente apparirà una grotta in cui non sono già stato. Sono molto felice di vedere la feccole, sì. Però il fatto è che io qua avevo trovato lo spirito della medusa. Spirito che adesso mi ha dato quel personaggio. E quindi? Ci sarà altro? Adoro l'importanza delle stelle comunque in questo racconto. Ok. Ok, ok. Si sa mai. D'altronde, il dungeon in cui abbiamo messo il marker è in un posto insospettabile, eh? Siamo onesti, quindi... La densità di Elden Ring sembra essere...
facciamo il giro. Qui, questo è il promontorio che vedevamo dall'inizio del gioco. Allora, non voglio uccidere queste creature. Non c'è bisogno di essere aggressivi contro ogni cosa che si muove. Sono pacifiche. Wow. C'è qualcosa ogni volta. Buono. Molto buono. Questo martello non sarà la mia arma definitiva neanche. O come direbbe il mitico compianto John Bane. By any stretch of the imagination. Scusa? Kelby! Là ce ne sono di aggressive, eh? Che bello. Oh mio Dio, il cuore. Non devo fare queste scenate, magari, ma ragazzi, il fatto è che sono già stato qui, ma non ho mai esplorato in zigzag questo bosco. E questa è l'emozione che sto provando. Batti cuore, tachicardia. Questo significa che quando saremo veramente in aree completamente nuove, come quella scorsa, ma che non è, non parlo di dungeon, anche se poi non è risultato tale, ma non può avere dungeon in dungeon, la città eterna è un posto. No, non è vero, ho trovato un dungeon con... Vabbè, sarà veramente... Non vedo l'ora, cazzo. Scusate. Oh. Con il corpo march. Questi nemici sono messi qua di design per portarti a... Che logo? Volevo tanto osservarvi, ma... Cos'è? Questo non l'ho visto minimamente nel cinetti. Che cos'è? Ma poi ero stato qui. Non l'ho visto, non mi ricordo. Allora. Perché non ho schivato? Cioè, non è questo non è stato il classico. Ah no, ho schivato quando mi ha colpito. No, non è che ho premuto il tasto. Quanto sono fighi, eh? Però dobbiamo comunque cercare di uccidere loro senza far arrabbiare le altre. Uff. Ah, ma lo fanno, si arrabbiano. Ok. Sono velenose, eh? Hanno a che fare con le stelle? Non credo. Ce l'ha fatta, eh? Sono pericolose. Più di quanto pensassi. Pensa un po'. Non ho dei boli? Non avevo dei boli verdognoli che mi avrebbero salvato dal veleno?
Cazzo, posso craftare dei bole? Ah. Ceneri di soldati di Godric. Il fatto che le ceneri possano richiamare gli spiriti non è una cosa da sottovalutare, eh? Oh. Ok. Grasso magico. White sticky stuff. Mi sento soddisfatto. Adesso sì. Sapete dove andremo? Andremo... Voglio vedere se c'è Yura a riposarsi. Anche se non era il suo accampamento, era soltanto un luogo di riposo, quindi non era, cioè non era a casa sua. There you are, my apprentice. Shall we commence the... Dipende. No. Allora, Melina, è arrivato il momento di permettermi di fare qualche giochino. Nope. Mi sa che... Borderline. Fede 15. Yes! E ora... Armonizziamo finalmente. La... Ok. Ok. Chiamerò questo episodio Determinazione. No. Mi ha permesso di vincere contro... Il cavaliere del crogiolo, ma... Soffio. Perfetto. Quindi il sacro sigillo permette anche di buffare l'arma? Con il simbolo draconico? Prego? Non potevo averne idea. Non era catalizzatore draconico, era sacro sigillo. Chissà come funziona questa cosa. No, l'avevo già esplorato tempo addietro. Semplicemente lo screen è aperto. No? Dai, sto lavorando qui. È aperto, sì, esatto. Ti permette di farmare se vuoi, ma... Oh, io spero di ricordare che... Bene, cioè, Yura era lì, no? Che meraviglia. Tra l'altro, ma manca la testa a quella statua, vero? Eh sì. Quindi non si può sapere chi era. Ah, sono ancora avvelenato, fico. Hai aggredito un Tarnished, lo sai, vero? Hai questa consapevolezza nel cuore. Sì, c'è!
beautiful work, felling that dragon, and as such, there's something you might like to know. The heart you brought back. It's used in dragon communion. If you should find yourself overcome by hunger for the heart, yearning for its strength, then seek the decrepit church on the little island off the western coast. You must not forget, though, those who partake in dragon communion will one day shed their humanity, their hunger for dragon, their yearning only worsens until the floodgates burst, unleashing eternal torment. The strength of a mighty dragon. Magnificent, but deadly. It's no surprise that dragon communion is ruinous. Questi serpenti. You must not forget that they hunt us. Ok. Ora. Binocolo. E ci salutiamo. O meglio. Binocolo. Lo accetto. Usa i telescopi per scrutare l'orizzonte nella direzione di cui il telescopio. Ma davvero? E non posso mettere segnali. Questa è una lacuna. Cioè. Allora, partiamo da... Non voglio vedere nulla, Ok, Stormvein Castle. Guardatelo. È enorme. È veramente enorme. Là siamo stati. L'anno. Quello è Castelmorno. Il lago di Achill. Lì non ci siamo stati mai. Quello è il pozzo verso la città eterna. Cosa sono queste torri? Oh, quello cos'è? Un ricettacolo colossale. L'albero madre. Sono molto felice della scelta che ho fatto. Mi sento libero. Signore. Alla prossima.